Fanno pezzo la pirralizza web in forma, la Polizia di Stato manifesta in moltissime province italiane davanti alle prefetture. Per cosa manifestate? Sì, buongiorno, sono Chiuppi Alessandro, il segretario provinciale generale del COISP di Arezzo, che è uno dei sindacati di polizia più rappresentativi a livello nazionale. Oggi, proprio sotto la direzione della segreteria nazionale, il COISP manifesta in tutta Italia, come diceva lei, di fronte alle prefetture ed a Roma, a Montecitorio. Perché? Perché vorremmo essere, come vedete questa sagoma, più tutelati, vorremmo essere ascoltati, vorremmo che il governo, sia le forze di governo che attualmente compongono la maggioranza, ma ovviamente anche quelle che compongono l'opposizione, riprendano in mano la sicurezza del cittadino, riprendano in mano la possibilità di far crescere con un contratto di lavoro nuovo il potere d'acquisto dei poliziotti, che dopo 10 anni di blocco si è pressoché azzerato. Vorremmo degli stanziamenti importanti per quello che riguarda ad esempio giubbotti antiproiettile, mezzi comunque di protezione. E purtroppo, questa è una cosa che diciamo spesso, siamo pochi con il turnover, non c'è stato il ricambio. Questo obbliga gli uomini e le donne della Polizia di Stato a fare molto lavoro straordinario, perché quando noi interveniamo la situazione deve essere portata a compimento, non possiamo dire basta, scatta l'ora, no? Quindi ci sono centinaia di migliaia di ore di lavoro straordinario che non sono state pagate. Si parla da gennaio 2018 di 110 milioni di euro. Quindi anche questa è una situazione che noi chiediamo, tramite questo appello, che le forze politiche risolvano. Questo è il motivo della nostra manifestazione. Mille grazie.